Bene, vorrei così porgere a tutti i carissimi figlioli della nostra città di Caltanissetta un augurio per questa festa del nostro arcangelo, patrono della diocesi e della città di Caltanissetta. E l'augurio lo attingo proprio da questa icona che vedete alle mie spalle. San Michele è proprio un guerriero, l'ha fatto un giovane pittore del Perù, questo quadro, e me l'ha regalato. E ha una spada che è una spada di fuoco. Sotto il suo piede tiene il drago, che è l'icona stessa, il simbolo del male, dell'accusatore. Satana vuol dire accusatore, il simbolo della lacerazione, il diavolo è colui che separa, accusa e separa. E sulla sinistra tiene una bilancia e i due piatti sono in perfetto equilibrio, simbolo dunque della giustizia. Allora, qual è l'augurio che voglio fare ai Nisseni? Uno, di essere guerrieri, condottieri della vita e delle sorti della nostra città come San Michele. Quindi non vivere da rassegnati o da consegnati totalmente ai vari, così, ai vari poteri di turno, non farsi schiacciare da nessun carro, ma essere condottieri già nella propria vita, condottieri del bene. In che modo? Con questa spada di fuoco che indica la passione e l'amore. Allora io dico a voi, figlioli di Caltanissetta, dovete appassionarvi alla vita, dovete vivere con passione il vostro essere cittadini e cristiani e mettere nella vostra vita e in questa passione anche nell'ardire del combattimento il fuoco dell'amore, sapendo che una cosa importante è l'onestà e la giustizia, l'equilibrio nella vita, l'equilibrio che non è mancanza di sbilanciamento, l'equilibrio come senso della giustizia. E lì dove c'è un'ingiustizia bisogna avere il coraggio della denuncia e anche della correzione. Ma non siate mai come Satana e come il diavolo, non siate mai accusatori semplicemente. E non siate mai laceratori, separatori. Costruite la giustizia, costruite l'unità nella famiglia, nella città, ma sappiate costruire l'unità nella vostra coscienza. Allora, l'ardire di Michele sia la vostra forza, la sua spada sia il vostro fuoco d'amore. Buona festa. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.